Buongiorno ragazze e ragazzi, ormai ci ho preso il via con questi con questi vlog. Allora, oggi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare tantissime cose, a parte che mi devo ancora sistemare e per questo che sono ancora così con gli occhialini. Voi quando mi vedete con gli occhialini significa che mi sono appena svegliato. Però oggi io dovrei andare a fare spesa ed è un problema. È un problema perché mi cago il corazon. Però non ho praticamente più niente in frigo e se voglio sopravvivere in questi giorni dovrò farla e quindi vi porterò tipo con me. Uscirò solo per quel coso. L'unica cosa è che non so se serve tipo l'autocertificazione, il foglio, no? Da stampare, quello che devi dire dove vai. Perché io qua in casa non ho la stampante, quindi non posso farlo. Quindi dovrei andare in una copisteria a farlo stampare. Ma le copisterie dovrebbero essere chiuse. Oh, non lo so, non lo so, non lo so. Cosa devo fare oggi? Che ansia, vabbè. Comunque, il puzzle di ieri per il momento siamo arrivati qui a fare la cornice. La cornice è fatta tutta, non torna un pezzo, forse si è sbagliato qualcosa, però io sono uno che tipo si annoia facilmente e quando vedo che non mi riesce una cosa smetto di farla. E quindi ho fatto Diego, basta, non ne facciamo più, ci si penserà poi nei giorni dopo. Ok, ragazzi. Mi sa che è arrivato il momento. Zaino in spalla, poi devo prendere tipo ovviamente il mascara, i guanti mi prenderò tipo il giacchetto e andiamo a fare la spesa, cioè a vedere un po' la situazione e a comprarsi un po' di mangiare. Outfit of the day check! Ah, dai, pensavo peggio, in attesa ci sono tre persone. Ok. Raghi, la situazione è questa. Ci fanno entrare pochi alla volta, però comunque c'è tutto. C'è tutto. Tutto. La mia spesa l'ho fatta e ora torno a casa. Allora, ragazzi, spesetta! Insalata iceberg, è l'unica che mi piace. Poi ho comprato tutti gli yogurt per Diego. Sei ne ho comprati. Faccio vedere tipo spesa with me. E tra le altre cose ci ho mandato anche Diego a fare la spesa, perché come ben sapete ci possono andare tipo una sola persona per nucleo familiare. Quindi un po' così. Però io ho fatto la mia fila, sono entrato, ho fatto la mia spesa e intanto gli dicevo: Diego, allora io ho preso questo, questo, questo e questo. Quando te entri, non comprare questa roba, ma compra altro. E quindi ci dividiamo perché sennò non si poteva portare tante cose. Mi sono ricomprato i Wuster, fazzoletti, ovviamente, maionese. E siete pronti? La pizza! Queste qui le ho comprate perché. Rullo di tamburi, mi avete richiesto un mega video con Diego e io vi faccio vedere solo la pizza, così ditemi voi qua sotto tramite commento che tipo di video ho in mente di fare prossimamente. Comunque, buona pizza, regina. Poi le cialde per il caffè. I miei yogurt mi sono comprato, altre cialde del caffè, le olive nere, affettato vario. Che è successo? Mi parte tutto. La mia pasta farina di lenticchie rosse bio, adoro. Un po' di carne, che però la carne l'ho detta a Diego. Diego, compra la tela carne perché non c'è niente. Una coccola zero. Amore, ho trovato questi, non potevo non comprarli. Un po' di cacchettine, buono, buono, buono. I tortellini freschi. E poi cosa ho preso? Ok, crepes, mozzarella e pomodoro, un deodorante spray per ambienti, dato che il nostro era finito, e poi le noci e il tonno. Spesa buonissima, fatta!
Tra le altre cose, io mi scordo sempre di pranzare, sono tipo le 3:30 e devo sempre mangiare, però ormai aspetto che torni a casa Diego e poi gli dico che ricetta facciamo oggi per il pubblico di YouTube e vediamo cosa ci risponde. È arrivato il momento di In Cucina con Issima Parodi, bisogna trovarti anche un nome a te. Eh sì. Fatto in casa con Dieghito. Fatto in casa con Dieghito. Non è fatto in casa con... Come si chiama lei? Avevo ragione, fatto in casa da Dieghita. Buono questo vino. Ah, lo sai, mi hanno detto che è della Puglia. Sì. Ah, non lo sapevo. Mi hanno detto, è introvabile. Come l'avete fatto a trovare? Noi si è trovato al Penny, ragazzi. Ma è buono, eh? È buonissimo, poi, lo amo. Abbiamo preso... Negro amaro. Sempre. Ah, del Salento, adoro. Negro amaro. Comunque, questo è il bere. Voi ormai lo sapete, vi ho abituato così, quando ci sono i vlog, il pranzo lo fate insieme a noi. Quindi, cosa abbiamo deciso? Cioè, cosa hai deciso di cucinare oggi? Allora, non lo oggi? So ancora, ora ci ragiono un attimo perché si è fatto... Abbiamo fatto spesa, guardate, non ho mai avuto una cosa così piena. Ma di verità abbiamo... Un monte di robe, anche il primitivo c'è. Tutto Puglia. Ma ho quanta roba! Un pranzo! In questi periodi qua serve un po' di alcol, no? È vero, hai ragione. Hai ragione. Un bicchierino di vino ci sta sempre. Con un panino? Sì, la felicità? Sì. La vai cosa. La nostra... Ciao ragazzi. Sono già briao. Comunque, ma facciamo primo e secondo o solo secondo? O solo primo? Solo primo no, l'ho fatto ieri. Allora, ma quanta roba. Te l'ho detto, si è comprato un po' di roba. Allora, io direi facciamo antipasto e primo. Adoro. Faccio gli involtini di tacchino con la rabbiola all'interno. Come si fa? Involtini di petto di tacchino con la rabbiola all'interno. Non lo so, in casa. E ci mettiamo anche mezza fragolina dentro. La assaggiamo? Non lo so. Sì. Proviamo. E poi facciamo la pasta con la pasta di lenticchie. Con quelle rosse bio che ho comprato. Sì. Con cosa? Con... Vediamo se riesco a fare una salsa di formaggio, noci e parmigiano. Ma io mi cago addosso. Dai, ma è vero, con le noci sì. Va bene, va benissimo così. Quindi oggi, fatto in casa da Dieghito, prende il posto di Issima Parodi. Cioè, quindi ovviamente è il mio vlog. Oggi è il tuo vlog, ah, questo. Okay. Ti devi preparare per il canale, vlog, capito? Sì. E quindi voglio vedere se sei bravo, no? Così, con la videocamera e tutto, e con me che ti starò sempre così appiccicato. Da Dieghito, allora, cosa stai preparando? Facci vedere. Petto di tacchino. Okay. Ok. Adesso facciamo l'involtino con la robiolina. Ok. Sì. E delle fragoline. Buone le fragole, sono uno dei miei frutti preferiti. Speriamo siano buone. Ma e come funziona? Cioè, te prendi un petto di tacchino lì. Ma io faccio lo chef, te fai l'aiuto chef, quindi adesso mi segui, fai te. Io faccio il cameraman come linea verde. Fammi vedere queste spagne. Le farai te? Non sono linea verde. Cioè, è vero. Le farai te queste. Fammi vedere come funziona. Allora, prendi un po' di robiolino. Ma con il cucchiaio? Yeah. Così? Sì. Poco così? Sì, quello. Considerati di fare 6, 3, ah, 3 ne facciamo. Cavolo. Allora così. Ok. Poi al massimo. Nel mezzo. Te le sei lavate le manine? Sì. Ok. E quindi col dito levalo. No, che schifo. No, mettici anche la... La fragolina. Ma dove qui sempre? Al lato, devi poi rotolarlo. Ah. E adesso devi fare il... l'involtino fagottino. Ma forse è meglio se mi vado a rilavare un'altra volta. Ok, sono tornato tutto disinfilato. Allora, però, Diego, ma così... Dove è andato lo scemo? Ma non capisco. Così? Deve venire così, con la fragola qui e il coso qui. Diego, ma dove sei? Sembra un sushi. Cioè, non so. Un sushi. Diego! Spento. Dove eri? Ma così? Sì. Però non capisco. È uno. Cioè, a questo punto... Ma lo posso anche spalmare tipo un po' così. Sì, vedete come preferisci farlo. Così. Facciamo un primo molto semplice, ragazzi. Una pasta al pesto. Però pasta di lenticchie. Tutti sanno che mangio. Però io quando lo giro così. No.
Questo qui invece proprio nel mezzo mettono un po' di qua, perché lo prendi subito, capito? A regola anche il formaggio. No, così ti viene troppo lungo. Bravo. E allora quello è sbagliato. Vabbè, uguale, non è che è sbagliato, non è che non si... Ok, adesso lasciala lì. Se vuoi la fragola, spezzala anche in due parti. In due parti? E gira tutto. Bravo. In due parti? Vedi come vengono meglio? Ah, il secondo è molto più carino. Se li dividi allora, in due è meglio. La fragola, eh? Allora, l'acqua è a fuoco. Pasta di lenticchie, facciamo 250 grammi in due, come primo. Con pesto in realtà, perché quello il primo visto che non c'è il formaggio. Lui è sempre al lavoro, l'aiuto chef. Dai, sono l'ultimo. Guarda Bellini. Fatto in casa da Divito. E Issimito, no, come ti chiami te? No, io sono Issima Parodi. Issima Parodi. Ta-da! Ta-da! Antipasto ho fatto. Ma quanto ce ne metti tutta? Yep. Quale? Primitivo o negramaro? Negroamaro. Vai. È il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. Ah, inquadratura del giorno. Ok, ora siete contenti. C'è qualcosa qui. Cos'è? Vabbè, era una piumina. Anche vinaiolo. Come si dice? Vinaio? Vinaio? Quello che assaggia, che dà il vino. Secondo te? Sommelier? Sommelier. Vinaiolo. Scusate. A tutti i vinaioli in ascolto, ovviamente. Daje, daje! Dov'è il bicchiere? Vieni. A parte che potrei fare solo un vlog inquadrandoti così. Vieni, 8000 visualizzazioni. Questo vlog si intitolerà Il culo di Diego. Dov'è il mio? Il mio bicchierino. Guarda, sono un po' sciacquati dall'altro, però va bene, guarda, dai. Che bello sto marrone. Oh, un esagerà. A mezzo? Comunque, sono solo le 4. Vabbè, ma il primo era mezzo bicchiere. Era mezzo di mezzo bicchiere, la nostra? E quindi io direi che è arrivato il momento di mangiare. E ringraziamo tutti. Diego, grazie, fatto in casa da Dieghito, grazie per il pranzo di oggi. Vi faccio solo l'assaggio in diretta dell'antipasto e poi mangerò senza la telecamera, ovviamente, perché metteremo un po' di musica e per via del copyright, voi sapete. Comunque, mangiamo. Ah, ovviamente non ho preso niente. Ovviamente ancora non ho preso niente, tutto qua. Vediamo un po'. Guarda quello è buono. Il primo è uscito. Si sente molto la fragola in realtà. Però è buono. Ma chi te l'ha detta questa cosa? La ragione e la fragola ci stanno bene, vero? Sì, ma come mai? Allora. Bravo, fatto in casa raggiunto, bravo, bravo. Ci sta bene anche un pelino di glassa di aceto di Modena. Di olio. Anche un pelino d'olio. Buono, complimenti. Allora raghi, ero qua sul mio iPad per cercare un po' tipo nuovi stimoli, nuove idee per fare dei video e ero sul sito di ASOS che mi era venuto in mente di farvi un video tipo compro degli abiti da cerimonia da ASOS come ha già fatto tipo Chiara, no? Solo in versione maschile, anche perché volevo approfittarne nel caso in cui qualcosa che compravo da questo sito mi stava bene e potevo approfittare per avere già il completo per un matrimonio che ho tipo a fine maggio, sperando, incrociamo le dita, che finisca tutto e quindi che ci sia ancora questo matrimonio. Solo che non c'è la mia taglia per niente. Sto guardando mille milioni di giacche, mille milioni di pantaloni, di gilet, di tutto qua, non c'è mai la mia taglia. E vi faccio vedere, praticamente, quello che piaceva a me era questo. Ora non so, era questo qui, super carino, che sicuramente mi stava benissimo. E lo avevo anche scelto, promosso per appunto questo matrimonio. Fatto sta che, cioè, non lo so,
Ve l'ho detto solo perché, innanzitutto, vabbè, questo video al momento non posso farlo perché non ci sono le mie taglie, quindi è inutile che prenda roba che non mi sta per poi ridarla tutta indietro. Volevo unire l'utile al dilettevole, però siccome non voglio creare altre polemiche, ne approfitto per chiedere a voi. Perché ultimamente se faccio un po' di video tipo, non lo so, dove faccio dello shopping o parlo di altre cose che sono un po' più superficialotte, vedo, noto dei commenti sotto quei video di gente che mi dice ma come, ma la situazione che c'è adesso e te ti fai queste robe, ti devi vergognare. Io ragazzi, allora ne riapprofitto per dire, non voglio creare una polemica, ma io vi faccio questi video un po' più superficialotti, un po' più dove si può ridere, un po' più così, per farvi svagare un po', anche perché questo fa parte del mio lavoro, fare intrattenimento. Non vi posso parlare sempre, tutti i giorni, oddio, oddio, ma cosa sta succedendo, oddio, oddio. Il mio lavoro, fa parte del mio lavoro, creare dei video un po' più stupidini per farvi ridere, per farvi passare quei 20 minuti in spensieratezza, a maggior ragione adesso che siamo così. Fatto sta che quindi ne approfitto per dirvi, avevo in mente di fare anche io, come ha fatto Chiara, come sto facendo Chiara da anni e anni e anni, di fare uno shopping bendato. Ovviamente io, al contrario di lei, non posso fare al momento shopping bendato da Louis Vuitton, da Gucci, da Chanel, questa roba qua, però mi garbava più una cosa tipo Zara, una cosa tipo Bershka, una cosa tipo H&M, robe che comunque costano poco e robe che comunque so che, bene o male, mi possono piacere. E siccome adesso che ho anche Diego in casa, posso fare il video tipo che io compro ma non so quello che ho comprato fino a quando non mi arriva a casa con l'aiuto di Diego, che a Diego gli do tutto, gli faccio comprare quello che ho scelto, no? Ti do la carta e tutto quanto, posso far così. L'unica cosa è che appunto lo chiedo a voi per sapere se vi possono piacere anche da parte mia dei video così oppure no. Fatemelo sapere voi qua sotto tramite commento. Fatto sta che sappiate, ragazzi, lo so quello che sta succedendo qua in Italia, cioè sono a Milano io, chi meglio di me può sapere cosa sta succedendo, però comunque sappiate che io sto cercando comunque quasi tutti i giorni di portarvi dei video di intrattenimento per farvi svagare un po' e non ci voglio più passare su questo argomento, quindi mi raccomando, basta con i commenti da super populisti, da super so tutto io, ti devi vergognare, perché basta, da ora in avanti io se vedo un commento del genere cancello e non ribatto nemmeno più, e quindi io voglio passare questo mese a non far più polemica, non dover rispondere sempre alle polemiche che mi fate, perché voglio passare questo mese a farvi intrattenimento e a farvi ridere e a farvi passare quella mezz'ora in spensieratezza. Addirittura lo dico anche qui su Instagram, io ho messo una foto a confronto della felpa che ho comprato, quella di Balenciaga dell'altra settimana, che quando l'ho provata sia grigia che blu, e avevo messo tipo il sondaggio per sapere a chi mi segue su Instagram quale colore gli piaceva di più, e mi hanno praticamente sommerso di commenti, ma non devi uscire, ma lo vuoi capire che non devi uscire, ma che cosa fai? Ragazzi, sono foto vecchie, ma allora non guardate nemmeno i miei video, cioè perché io dovrei fare un sondaggio su una felpa che ho già comprato? Cioè non capisco, e niente, una cosa così volevo dirla, ma da ora basta, io non risponderò più alle polemiche, stop right now, thank you very much, sorry seems to be the hardest word. Adoro. Fatto sta, ragazzi, non vi preoccupate perché appena rimetteranno le mie taglie. Ora io ho questo, però ne ho visti anche altri modelli perché volevo comprarne un pochini, no? Per fare un video un po' più sostanzioso. Appena rimetteranno le taglie, io sono qui che controllo tutti i giorni, farò anche il video su ASOS, ma fatemi sapere voi qua sotto tramite commento se vi può piacere l'idea, anche da parte mia, come già sta facendo Chiara da anni e anni e anni, di fare shopping bendato una volta ogni tanto. Fatemelo sapere, che tanto io vi leggo sempre. Allora raghi, merenda time! E oggi io farò merenda con questo yogurt che ho trovato prima al Penny, che è
bellissimo, l'avevo già provato. Dovrebbe essere alla banana, ok? Senza ovviamente i pezzi, perché voi sapete che io li odio i pezzi. Però i pezzi sono qui, tutti cioccolatosi. Che bello. Comunque, yogurt più bio, adoro. E mi piace. E quindi, boh, io boh, da quando sono qui a Milano, gli yogurt a diritto ne mangerei. E le mangio, ovviamente. Però adesso che ho trovato questi con i pezzi dentro da metterci, non ci metto più poi i cornflakes e quindi risparmio anche un po' di tempo. Adesso buona merenda a tutti e dai che anche questa giornata passerà. Buono, buono. Lo yogurt alla banana, io lo amo. E non fate doppi sensi che tanto vi vedo. Buono. Boh, raghi. Cioè, a Diego evidentemente oggi gli girano un po' le balls, perché non vuole parlare con me. Mi allontana. Palle, ma io mi annoio. Ora cosa sarà successo? Gli sarà venuta noia a vivere con me. Oh. Vabbè ragazzi, boh, vedremo. Allora raghi, mi sono reso conto e me ne rendo conto ogni volta che faccio i vlog che io inizio ogni nuova clip con allora raghi oppure allora ragazza ragazzi, e quindi poi nel montaggio o ve li devo togliere tutti o se no sarebbe verrebbe un vlog con solo allora raghi, devo fare questa, allora raghi, eccoci qua, allora raghi. Sto impazzendo, questa cosa mi sta mandando fuori il cervello. Comunque, ho appena fatto una live su Instagram con Chiara. Ed è bellissimo, abbiamo iniziato tipo oggi, poi le rifaremo domani. E ovviamente se ci seguite su Instagram, sia a me sia a Chiara, ci potete far sapere se vi piacciono oppure no. Ma comunque quasi ogni giorno adesso abbiamo in mente di farlo, anche perché così almeno ci vediamo io e lei. E sono bellissime perché queste live iniziano normali e poi appena uno dei due entra nella live dell'altro iniziamo a parlare io e lei senza stare a guardare i commenti, capite? Quindi praticamente è diventata una specie di live, ma live conversation tra noi due con il pubblico. E di questo io ovviamente vi chiedo scusa, ma poi intanto ce lo fate sempre capire, almeno fino ad ora. Cioè ci sono tutti i commenti tipo ma non ci cacate, non ci cacate. Allora poi iniziamo. Comunque fatemi sapere anche voi qua del YouTube, qua sotto tramite commento, se vi possono far piacere così oltre che ai video di YouTube vi facciamo compagnia anche su Instagram con delle live anche insieme, dato che comunque i video al momento insieme io e lei non possiamo farle perché lei non può venire a Milano, io non posso uscire da Milano e tutto quanto, e quindi è un modo un po' per stare insieme. Fatto sta, sono in bagno perché è arrivato un bollicino, cos'è? Un pinzo? Ma come mamma hanno pinzato? Tra le altre cose, ragazzi, è una cosa assurda perché sono già arrivate le zanzare. Nel senso, io e Diego ieri ne abbiamo scoperte due qua. È assurdo, cavolo, siamo a inizio marzo e ci sono già le zanzare. Infatti potete vedere che mi hanno pinzato. Ma stavo dicendo, sempre siano lodate le zanzare, vi odio. Sono qua in bagno perché è arrivato il momento per farmi la doccia. E quindi, boh, non lo so perché io continuo a dirvi tutto quello che faccio passo dopo passo. Però, sapete, mi annoio anche io, oltre a voi. E quindi, boh, è un modo un po' per farmi passare un po' di tempo. Adesso, quindi, faccio la doccia e poi, come sempre, cena con Diego. E poi mi sa che stasera andiamo, cioè no, non andiamo, andiamo dal bagno al divano, facciamo un giro sul divano per guardarci un film. E ho già scelto io il film per tutti e due e ci guarderemo The Impossible su Netflix. Proprio perché ho voluto scegliere un film leggerino, però è uno dei miei film preferiti, è nella top 5 dei miei film preferiti. Diego non lo ha visto o a quantomeno non ce lo ricorda e quindi
Adoro. Quindi anche già la serata è già stata programmata. E fatemi sapere, sempre qua sotto tramite commento, se voi avete mai visto il film The Impossible, che praticamente è un film che parla di fatti reali, veramente accaduti, è una storia realmente accaduta. E boh, io piango sempre, mi piace tantissimo quel film. Fatemi sapere se anche voi vi piace o lo avete visto. E anzi, consigliatemi anche altri film, sempre su questo genere, perché mi piacciono molto. E dato che a Diego non gli piacciono quelli romantici, allora ci siamo spostati su questo genere un po' più di azione. Fatemi sapere se mi potete consigliare qualche film da vedere in queste sere, insomma, che riguarda. Io sto continuando a guardare questa cosa. Voglio morire, va bene, vado a fare la doccia, sarà meglio. Tempo, ho messo anche la lavatrice, ma vi volevo chiedere se anche voi siete pazzi come me, che quando tipo vi asciugate i capelli vi mettete tipo karaoke, l'iPad o il telefono da una parte con il testo della canzone e vi mettete a cantare come se non ci fosse un domani, tant'è che poi i vicini ti fanno anche l'applauso. Lo voglio sapere perché, boh, sembra che lo faccio solo io, perché Diego non canta mai sotto la doccia o mentre s'asciuga. mai, boh. Però prima di cominciare, come sempre, ricordatevi di lasciarmi un like per vedere altri subito video, amore, in cui appunto amore. Comunque, per la rubrica non so cosa fare in casa, vi ricordo di guardare i video su YouTube. Oggi sponsorizzo Chiara. Quindi non so neanche da dove cominciare, perché tra l'altro qualcuna è mi manca meglio, qualcuna un pochino meno. Vado random e inizio random, ovviamente. Finalmente si ciuena! E oggi abbiamo deciso, cioè stasera, di mangiare queste hamburger. Di che? Ma si dice svizzere? Di Manzel. Sì. Le svizzerine. E poi, siccome è troppo salutare, io voglio anche queste, le crepes, che non sono altro che sofficini, però ovviamente non sofficiosi. Adoro. Tra le altre cose mi è finita la come si chiama? La lavatrice. Ma me ne ero dimenticato, mi è venuto in mente adesso. Quindi devo anche tirare tutto fuori, perché sennò poi rimane umido, rimane tutto bagnato. Non ne posso più. I cecini. E poi qua ci sono i formaggini. Ah, che cos'è questo? Il vino. E poi qua. Ma sono sufficienti qua. Sì, ho fame. Ho quanto preso? Tanto. Ok, questa è la mia scena di oggi, adoro. E lui che non ha i sofficiuini. Buon appetito a tutti! Buon appetito ancora mio, salutare. Ah, sì, eh. Vabbè, ma che era? Allora, raghi, noi abbiamo messo il film The Impossibles, ovviamente. Diego sta facendo il coffee, decaffeinato, ovviamente. E quindi direi che siamo arrivati alla fine di questa giornata insieme, anche oggi. E nulla, il video finisce qua. Tanto durerà mezz'ora anche questo, non vi preoccupate. Commentate, mi raccomando, con tutto quello che vi avevo detto. Ora non me lo ricordo nemmeno, perché 24 ore sono lunghe, ragazzi, da passare insieme. Ma comunque grazie per la compagnia che mi fate. E lasciate un like a questo video se vi è piaciuto. Noi ci vediamo domani, ovviamente, con una nuova puntata di Spill the Tea with me, Issa91, sperando che i gossip di cui dobbiamo parlare siano importanti o almeno spettegullizzanti. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!